Buongiorno ragazzi, adesso noi vogliamo imbarcare per andare a Barenna. Dai, parla. Dai, uno, uno. Ragazzi, abbiamo fatta. Manca solamente 2 minuti, non ce la fa. Stiamo attraversando, andando a Barenna. Allora ragazzi, è stata un colpo di fortuna, perché io avevo davanti minimo altre 5 persone e sicuramente lo perdevamo questo traghetto qua. A un certo punto ci sono 2 biglietterie, no? E la gente era tutta in coda e c'era uno che tappava l'altra biglietteria, no? Allora io ho aspettato qualche secondo, non andava in street, mi sono infilato sull'altra biglietteria, ho fatto il biglietto, sono venuto e ho detto ultimi. Sarà un segno del destino, vuol dire che dovevamo proprio andare oggi. È presto anche. Guardate quante persone, quante macchine. Adesso stiamo attraversando dove il lago di Como si divide in due, nel ramo di Como e nel ramo di Lecco. Quello è Menaggio, dove stiamo soggiornando, e adesso piano piano attraversiamo il lago e andiamo a Barenna. Poi da Barenna andiamo all'orito di Bellano. Ragazzi, siamo arrivati a Barenna. Stiamo sbarcando, arrivati a Barenna, e poi c'è un po' di strada, vedo che c'è anche una galleria piccolina lì. Andiamo a Bellano, ok? Volete venire con noi? Certo che sì. Pababana kami guys, dito sa Barenna. Punta muna daw kami ng Bilano. Merong mga 5 kilometers kaming tatakbuhin. Merong tunnel. Sabi naman nila pwede kaming dumaan doon. Sunod lang kayo ha. Ragazzi, quella lì è la passeggiata dei innamorati. Andiamo ragazzi, partiamo, usciamo di qua. Guardate quanti! E poi dopo siamo qua, in coda anche. Si parte! Benissimo ragazzi, siamo arrivati a Bellano, adesso facciamo questa gradinata qua e andiamo a vedere l'orrido. E speriamo che non ci sia tanto da fare. E quella lì la vedete? Sì, la conoscete? Sì,
Ha cambiato un attimo il suo cappello, però è sempre lei. Guys, umakyat kami ngayon dito sa hagdan na to. Ibisitahin namin ang Oredo di Villano. Ayan siya. Ito. Grazie. Buona giornata. Abbiamo preso il biglietto. 5 euro ciascuna. Diciamo che da qui il salto non è proprio piccolino, Una cinquantina di metri probabilmente ci stanno, Bello rumore dell'acqua che spinge tra le rocce. Pensate che tutto questo è stato fatto da questo torrente che ha scavato per tantissimi anni finché è arrivato a questo punto. Guardate ragazzi! Hai visto? C'è anche tunnel. Tuloy natin ang lakad. Lakad tayo dito. Andiamo a camminare qua ragazzi. Guardate ragazzi, le acque che corrono, continuiamo a camminare. Là, siamo venuta fino qua, è orrendo veramente, orrendo. Vedete ragazzi, l'acqua arriva da sopra, non so se ci sia un lago, un bacino o qualcosa, comunque la cascata viene giù, scende, forma un altro piccolo laghetto e poi si entra nella fenditura che avete visto prima, si infiltra nella gola e lavora la roccia. Comunque come bellezza questo fascino è molto bello, come anche come camminamento, tutto sommato è abbastanza tranquillo. Non ho niente di che, però ti dà la possibilità di godere a pieno di questo punto, veramente bello. Ecco, vedete questo piccolo laghetto che si forma e poi laggiù fa il salto, va dentro nella gola. E questo, quello che vedete sopra di me, è una chiesa e il paesino piccolo, anzi il paesino vecchio di Bellano, perché sotto hanno fatto un paesotto non molto piccolino, diciamo. Ecco, adesso noi scenderemo piano piano verso il paesotto di Bellano. Certo che se si fa un volo giù non la racconti mica a nessuno, un bel salto. Doon kami naglakad, yan papunta doon para makita namin yung poles. Ragazzi, abbiamo finito. 5 euro è quella che avete visto. Dice di voi,
se venire qua a visitare paga 5 euro alla persona e si durano... Ne vediamo 20 minuti. Beh. Non di più. Quello che si vede qua è un orrido di verano. Ok. Guys, ayun yung nakita nyo, yun yung kita namin dito sa Orredo di Milano. Sa halagang 5 euro, yun ang makikita. Yung daan, yung falls, wala nang iba pa. Mga 15 minutes, wala namang gaanong makikita, yun lang. Ecco da dove siamo entrati. Abbiamo fatto il nostro giro dentro la gola e poi vedete questo torrente che esce là e va naturalmente a sfociare nel lago di Como. Guys, ayun lang ang nakita namin. Ngayon, palabas na kami. Doon ay photo ko, esto video. Vediamo chi vince la sfida. Guarda, mi sto prendendo. Che panorama, ragazzi, che panorama. Ragazzi, siamo qua seduta. Volevo mangiare pizza. Sì, abbiamo deciso di mangiare una regina margherita, che è una pizza, mi sembra anche bella, bella grande. E niente, siamo qui alla Cambusa, pizzeria, pizza bar, che è proprio su di Pascadero, dei Traghetti, a Varenna. Adesso mangiamo e poi eventualmente vi facciamo sapere anche come abbiamo mangiato. Comunque il posto è stupendo. Abbiamo lasciato il nostro Mapaldina là, in parcheggio. Vediamo se è buona la loro pizza. Abbiamo ordinato regina margherita. Hai visto? C'è la mozzarella bufala. Ha messo anche un po' di pesto e datterino. Ma che bontà! Ragazzi, la pizza è meravigliosa, molto buona. E anche la birra artigianale. Mamma mia, buona! Ragazzi, abbiamo fatto il nostro pranzo. Un pranzo meraviglioso. La pizza è molto buona, la birra è deliziosa e ottimo. Guarda che sta facendo il mio amore una recensione sul Google di questa località. Cosa fai, darling? Mm-hmm. Perché ridi? Cosa stai facendo? Così mi diverto anche a fare queste cose qua. Se venivi qua a Varenna, fai un salto di questo bar vicino dal imbarcadero pronta al lago. Si chiama Bar La Cambusa, una località tranquilla. Quella birra là abbiamo provato, è molto buona, Italian craft beer. Ragazzi, siamo a Varenna nel piazzale dove arrivano i traghetti. Adesso faremo la nostra passeggiata degli innamorati, che è stata fatta da un sindaco a sbalzo sul lago. La giornata è stupenda, comincia a fare anche un po' troppo caldo per i miei gusti, ma sapete, io sono uno che ama molto il freddo e le temperature fresche, però insomma, dai, siamo al lago, l'importante è che sia un po' ventilato. Ecco qua, questo qua è il traghetto che fa solo Bellagio, va alla traversata tra Varenna e va a Bellagio. Traghetto, potete caricare le moto, la macchina, come volete. Ragazzi, andiamo a fare passeggiata sulla via dei innamorati. Thank you.
Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Stiamo facendo la nostra passeggiatina degli innamorati, siamo qui su questa bella passeggiata fatta dal sindaco di allora. Guardate che posto, guardate. La vedete? Siamo su un punto un po' all'ombra perché sapete io non è che sia un grande amante del sole. Siamo qua che ci stiamo godendo questa passeggiata, questo lago che è qualcosa di veramente eccezionale. Guys, doon kami dumaan kanina. Ang gandang magpasadyata doon. Papunta dito. Tinatawag nila na yung daan na yon ay Pasadyata de Inamorati daw. Ang gandang pumunta doon. No? May hagdan papaakyat. Ito ang burgo ng Barena. Wow, che meraviglia! Un sottoportico. Un sottoportico con tutti gli archi. Mamma mia, bello! C'è un negozio qua. Che torna. Guarda che scalinata. Che scalinata meravigliosa. Bella, bella, bella. Vedi ragazzi, questo è un piccolo borgo. Questi sono i battelli che fanno il giro del lago. Partono dall'Equo e da Como, se non sbaglio, e ti fanno fare tutto il giro del lago. È proprio un bel borgo. Buongiorno signora. Tourist office, amore. Dov'è? Qua, tourist office, piazza San Giorgio. Allora là ci danno tutte le informazioni del caso. Ok. Andiamo a fare una scalettina. Guardate che scala che fa, fino là sopra, ma qua pieno di scala. E che dici la Venezia? Di qua è più alto le scala. Dai, andiamo di qua. Non è male come scalettina, abbastanza ripida, non siamo più abituati a camminare, quindi le gambe si fermano quasi subito. Non siamo ancora a metà. Mamma mia. Sì, credere ragazzi, guardate giù, dove siamo venuti. Ecco, hai visto le scale che abbiamo fatta? Facciamo ancora quelle scale là. Uffa! Certo che come scorci, ma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Questa è la chiesa di San Giorgio. Ragazzi, stiamo visitando la villa monastero qua in Barena. Siamo in coda, guardate. A che ora? Le 3:15. Vola il tempo, vola! Mannaggia! A che ora chiudete signora? Alle 8. Ah no. Allora, andiamo prima dal giardino. Sì.
Siamo dentro alla Villa Monastero, adesso facciamo i nostri giardini. Binibisita namin ang giardini ng Monastero, Villa Monastero. Tignan nyo guys yun. Nasa giardini tayo, botanico, giardini botanico. Bayad kami ng 10 euro bawat isa, ha? Giardini più villa. Andiamo giù. Tignan nyo guys, itong bulaklak. Ibang klaseng bulaklak siya, ha? È un parco con piante di tutti i tipi e abbracciato da questo lago stupendo, con balconi, con vista. Guarda, guarda il mio amore sulla fontana. Oh. Via con l'esplosione dei fiori. Questa è la pianta del ginotto, come vedete dei frutti in alto. Dai, san daming bunga, oh. Daming bunga nung mandarino. E questa a fianco invece è quella dei pompelmi. Riuscite a vedere il pompelmo in fondo? Guarda com'è grande! Hai visto, ragazzi? Ito ay pompelmo. Guys, ang laki-laki, oh! Ito naman ay kinotto. Ano yung ginagawang kwan, soft drinks na kinotto? Katabi ng pompelmo. Ayun, oh! Una palma del Cile, ma guardate com'è grande e come e che tronco ha, eh? Strano. Ecco ragazzi, guys, ayan yung bunga ng palm, yung ginagawang oil. Bisitahan naman natin ang monastero. Guarda, tignan nyo. Ito ang monastero. Si chiama Arazzo. Arazzo. Kailala. Sinaunang la mesa. Una tabula rotonda. Ubale. Quella grande così per l'uomo. Guarda che mobile! Una Francesca! Bello! Mamma mia! Che grande! Guardate ragazzi! Ang ganda, guys! Ayan, may upo ko. Lavandino, parang swimming pool. La piccola piscina o idromassaggio, non lo so, perché non si può andare inoltre là. Guardate, là è la loro terrazza, ragazzi. C'è anche qua, meron ding piano dito, un ultimo riguardo, pababa na. Tignan nyo naman, guys. No. Ecco, siamo arrivati al tempietto sopra la villa e questa è la veduta che c'è. Mi sembra che si stia preparando
fare un po' di pioggia, Guys, andito pa rin kami. Nag-iikot sa garden. Pero di ko nakita. Nuna tinuta. Bene. Sinitanta sa nasa area. Ne. Ne tanta pulita. Sinitanta erba che non hai c'entra niente dal giardino. Guardate i vostri occhi. Così che capite cosa voglio dire. C'è la bancali qua che non è c'entra niente, guardate. Cosa dici, amore? Una recension, dai! Una recension, allora, i giardini sono belli, per carità, però, ad essere sincero... Non è tenuta bene. No, gli altri sono molto, molto più belli. Comunque, va bene, non importa. Niente di eccezionale, ecco, vuol dire che Villa Taranto, sul Lago Maggiore, quella è un tripudio veramente di piante. Quella rimani estasiato dalla bellezza e dalla cura come sono tenuti quei giardini. Questi insomma, ci sono, ma niente paragonabile. Non sono paragonabili. Scendiamo dalle scale, ragazzi. Scendiamo dalla scala. Di qua e andiamo di qua, eccoci qua al lago. No, non possiamo andare di qua. Sicura? No. Sei sicura? Non c'è, guarda, è acqua, no? Piove, ha detto. Ito ang simbahan ng San Giorgio dito sa Barena. Allora ragazzi, abbiamo visitato il Villa Monastero. Mio amore Giacotto! Mi fanno male le ginocchia perché io non sono abituato a camminare così piano. Devo avere il mio passo di perché se mi fermo, riparto, dopo mi fanno male le ginocchia. Adesso torna in camper, adesso torna a Mirigo, torniamo alla Mafaldina. Allora, ci sono fatte le 5, quasi 5 e un quarto. Dobbiamo prendere il traghetto, fare la traversata e andare in camper. Quindi, credo. Non abbiamo visitato là il castello di perché Vecchio, bisogna perché andare solamente su. Attivi. E sono, hanno detto che è ora di camminata andare e altrettanto tornare. Ed è tutta quanta in salita, per cui io in queste condizioni non ce la faccio. Poi un'ora per andare su, dopo un'ora e mezza perché qui ci si deve anche stare, eccetera, ci vuole 5 e un quarto, alle 6 e mezza, alle 7, a che ora torniamo a casa? Alle 8 della sera, ma non so neanche il traghetto a sera, sia che magari dopo magari prendiamo anche l'ultima corsa, cosa facciamo? Siamo qui. Bello! Bella la Barena, però bisogna che arriva qua alla mattina così che riesce a visitare tutti. Va bene, andiamo giù alle scale, tante scale, che bella terrazza, pieno di fiori. Sta cominciando di piovere, già. Excuse me. Andata via il traghetto. Ecco. Adesso aspettiamo un'altra mezz'ora per traversare. Guardate. Mamma mia. Tanti fiori.
ragazzi, siamo arrivate a Minaggio.